Con grande piacere diamo il benvenuto alla Megabox che giocherà a Pesaro, che ha scelto anche di brandizzare le proprie maglie con il logo di Pesaro 2024. Il prossimo anno per noi sarà un anno importante, appunto con una grande visibilità non solo in Italia ma anche a livello mondiale, perché saremo Capitale Italiana della Cultura 2024. E Pesaro ha una grande tradizione pallavolistica e quindi siamo orgogliosi che la Megabox abbia scelto di dare ancor più valore rispetto a quella che è la cultura sportiva della nostra città. Abbiamo ritenuto opportuno dedicare questa maglia a questo evento molto importante che accadrà nel 2024 qui a Pesaro, quindi la maglia di precampionato quest'anno ricalcherà questa bella iniziativa che verrà qui a Pesaro. Sì, la maglia che rappresenta questa città, Pesaro, che per me è molto importante perché comunque abito anche qua vicino, sono contenta che la rappresenteremo al meglio. Diciamo che questa maglia è nata per volontà della società Megavolley, che ha voluto con questa maglia, questo segno, dedicare e ringraziare Pesaro per questa nuova avventura che ci prestiamo a fare quest'anno nella città di Pesaro. L'ispirazione ovviamente è venuta dal logo, i suoi colori, la sua palette, e semplicemente abbiamo preso dei simboli di Pesaro, dalla palla, il mare, le sue architetture, Rossini, il teatro, il fiume Foglia, che è questo legame, questo filo che lega Valle Foglia con Pesaro. E una piccola citazione anche con la foglia di Ginkgo Biloba, che è stato il simbolo che il giorno della vittoria della candidatura il sindaco Matteo Ricci ha voluto come simbolo da dedicare per questa vittoria.